Hola, io sono Alessia e benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi, come vedete, sono qua con l'amore mio, in Zara, in giardino. Scusate. E vabbè, mi metto più centrale allora, perché ho detto le lascio il posticino accanto a me, ma... Qui, vieni qua. Che cosa ti vedono? Qua. Che questo video è tutto dedicato a te principalmente, vero? Allora, in questo video, come avete letto dal titolo, vi parlerò un po' di come è possibile portare il cane con sé in vacanza. È la prima volta che viene in vacanza, perché non è una vera e propria vacanza. Allora vi spiego. Vado io con il mio ragazzo a Torvaianica, che è un luogo di mare vicino a Roma, e lui ha la casa, per cui è molto più facile. Ecco, andiamo con la macchina. Però vi darò dei consigli se invece dovete prendere l'aereo, eccetera. Allora, mi raccomando, prima cosa, vi faccio vedere, va? Ho preparato già la borsa contenente tutte le sue cose che mi porterò dietro, e ovviamente ho fatto una lista della roba che le servirà in questi giorni di vacanza. Come prima cosa, ovviamente, c'è il cibo, i croccantini, che non ho preso, però stanno dentro il saccone, ci ho messo soltanto quelli che le serviranno, e poi li caricherò in macchina. Quindi i croccantini, quelli sempre. Poi, più che andare a leggere la lista, apro e vedo quello che c'è e vi dico quello che porto, appunto. Innanzitutto vi faccio vedere due giochi, perché io l'ho possibilità, ma secondo me se andate all'estero o cose del genere potete benissimo evitare di portarvi dei giochi. Questi sono i suoi preferiti, ma non adesso. E ovviamente prima cosa da portare, io leggo il post-it perché c'è scritto richiamo, vaccino, se non mi scordo, il libretto del cane, del gatto, quello che è, perché è come se fosse la carta d'identità nostra, quindi questo comunque lo porto anche se rimango a Roma, eccetera, quello serve sempre. Poi ovviamente io le porto sia il collare che la pettorina, che il guinzaglio, ovviamente con i sacchettini, che sono 20 e sicuramente basteranno. Perché se magari decido di portarla al mare o altro, è meglio con il collare piuttosto che con la pettorina, un po' per comodità, questo. Poi ovviamente, ragazzi, si porta la museruola. Io ho questa qua in nylon, però le voglio comprare quell'altra, perché a parte che lei non è abituata a metterla, non gli piace tanto. Perché va al contrario? E già ho sbagliato. Va così. Però vedete, a lei non piace per niente. Però ovviamente se la richiedono, eccetera, sempre portarsela dietro, perché bisogna metterlo, ovviamente. Poi, essendo che andiamo in macchina, visto che andiamo in macchina, porto questo, che è praticamente un mini guinzaglio che va attaccato alla... come si chiama? Alla cosa della cinta, ma non mi viene il nome, e questo al collare, al guinzaglio, per tenerla ferma, si può allungare, che così lei sta sdraiata sui sedili e rimane ferma lì. Poi ovviamente cibo, quindi croccantini, primietti, che li ho comprati apposta. Qua dentro invece ho altri croccantini con i Dentastick per l'igiene mentale, uno al giorno per forza. E poi qua dentro ho la spazzola, per spazzolarla tutti i giorni, la parte più che va più a fondo, quella più invece superficiale. Ho messo dentro questo perché così magari mi tiene i peli un po', cioè non caccia troppi peli, ma la vedo dura. Poi ovviamente un asciugamano. L'asciugamano perché le ho comprato lo shampoo, questo è dell'Indorina, è la prima volta che lo provo, quindi speriamo vada bene. E questo è con estratto di zenzero per il manto, ed è ideale per ricostruire il pelo sfibrato contro la forfora, perché lei ce l'ha da un pochino, luminosità, vitalità e produzione del manto, eccetera. Poi ovviamente le ho portate, queste stanno per finire, quindi ne ho preso un altro, tutte salviettine, perché sarà la prima volta che sarà in casa e ovviamente dovrà uscire tutta bella pulita e profumata.
Poi ovviamente oltre ai croccantini gli ho preso un po' di bustine dell'umido da mischiarglielo eccetera. E infine le porto soltanto una ciotola, così quella richiudibile, perché lì ce l'abbiamo un'altra ciotola, quindi useremo quella, questa per l'acqua e quell'altra per il cibo. E niente, praticamente è già vuoto perché... e poi ovviamente il cane, perché non mi devo dimenticare del cane, vero tesoro? Poi appunto, come ho detto, andiamo con la macchina eccetera, un viaggio diverso, perché se tipo si va invece sull'aereo eccetera, per i cani così grandi bisogna comprare la gabbia quella grande per far sì che vada messo lì dentro, mentre va in stiva. Io vorrei portarmela dietro comunque, ma pensare a lei stiva eccetera, poverina. Mentre se è un gattino, un cagnolino, fa dentro ovviamente il trasportino più piccolo. Per il pappagallo ancora non me lo porto dietro, perché ho la possibilità di lasciarlo con qualcuno, ma se no pure quello, ovviamente la gabbia e tutto il necessario che gli serve per mangiare, di pulizia, di gioco e svago. Poi ovviamente ogni volta che si va, soprattutto all'estero, perché in Italia più o meno è uguale da tutte le parti, però quando si va all'estero mi raccomando informarsi bene sulle leggi che hanno per i cani, se possono entrare nei posti, se possono andare nelle piazze, nei luoghi pubblici, con la museruola, senza museruola, guinzaglio quanto lungo, tutte queste cose bisogna informarsi prima di partire, per far sì che poi non si vada lì e si resta che non sai come fare. Quindi mi raccomando, questo è importante. Noi ovviamente gireremo dei video, sia io e Michele, che io e lei, che tutti insieme, e che poi vedrete ovviamente sul canale. E niente, io direi di darle un bel croccantino. Lo vuoi il biscotto? Guarda un po'. Te ne do una, tieni. Tieni. Un biscottino. E niente, scusate per l'inquadratura, forse anche storta. Boh. Credo di sì, perché vedo dal riquadrino che è tutto torto, ma vabbè, comunque. Niente, io spero tanto che il video vi sia piaciuto, vero? Dammi un po' la zampa. Grazie, noi vi ringraziamo tanto. Vi mandiamo un grandissimo bacio. Voglio bacino, voglio bacino, voglio bacino. E ovviamente se vi piace il video con lei, sugli animali, se volete sapere altro, ovviamente pollice in su e commentate dicendomi magari che video volete vedere. E io vi lascio qua il mio Instagram, e perché porto anche le foto di lei, le storie insieme a lei, che ce ne andiamo all'avventura. Vero? E niente, io vi mando un grossissimo bacio, e anche lei appunto come ho detto prima, e buona vita, ciao! It's so good. It's so good.